Pronto? Sì, sono io. Fammi un favore, ascolta. Flor la devi trattare come si deve. Sì, di sì a tutto. Poi ti dirò io cosa fare, d'accordo? Cosa vuole ottenere con tutto questo? Cosa voglio? Cosa voglio? Non voglio più essere un tutore. Aiuto Flor, così lei si prenderà cura dei ragazzi e io me ne andrò il più lontano possibile, così tutti saranno felici e... Non ti piace stare qui? Perché vuoi andartene? Vuoi lasciare anche me allora? Ehi! Che c'è? Se vuoi, conosco un lavoro per fare dei soldi molto velocemente. Sul serio? Sì, se vuoi. Ma certo che lo voglio, sì. Aspetta, che lavoro è quello che fai tu, per caso? È un lavoro duro. Vuoi provare? Avanti, buongiorno, venga, si Salve, segga. posso? Prego. Grazie. Bene, ho appena parlato con il suo amico e inoltre ho già mandato qualcuno a fare qualche piccola ricerca. Ah, ebbene, così abbiamo già guadagnato un po' di tempo, sono contenta. Voglio che sia chiaro che non mi interessano i soldi. Non lo faccio per i diamanti, le perle o cose del genere, ma per i miei ragazzi, perché voglio portarli via da quella casa in cui vivono con quelle streghe, con quelle donne cattive. Voglio dire, vivono con loro Capisco. adesso. E quindi, beh, forse sarebbe meglio se loro, se io... Ah, ma lei è un avvocato con la laurea? Sì. Potrà aiutarmi con l'eredità, perché io vorrei... Mi scusi un Sì, secondo. certo. E Pronto? poi dopo le dico Sì. un'altra cosa. Ah, allora? Sì. Dimmi, cosa hai trovato? Ah, capisco. Ha Certo, capito? capisco. Allora chiuda e mi dica qualcosa che sto in ansia. Sì, bene. Restiamo in contatto allora. Sì, ti richiamo io, grazie. Ciao e grazie mille. Che hanno detto? Come dimostro di essere una Santijane? No, non può fare nulla. Ma le giuro che è vero, le giuro che è la verità. Lo so che le streghe dicono che non sono una Santijane. Allora fatemi il test del DNA. No, non deve fare nessuna analisi, perché l'eredità dei Santijan è già stata assegnata e lei purtroppo non era nella lista. Suo padre non le ha lasciato nemmeno un centesimo. D'accordo, questo lo sapevo, ma se io sono la vera figlia non posso reclamare nulla, neanche un piccolo mattone di una casa, nulla. Mi dispiace. Ma quei Capisco. soldi servono per i ragazzi, non per me, a Guardi, me non importa niente. No... capisco, ma è inutile. Oddio, e adesso che cosa farò? È tutto perché ho creduto di poter cambiare qualcosa, che sciocca che sono, che stupida. Beh, grazie mille e mi scusi, Buona anche a lei. giornata. Flor, aspetta. Non possiamo fare niente, Lorenzo. Ho perso i ragazzi per sempre. Perdonami, Flor. Perdonami. Ti chiedo di perdonarmi. Per cosa? Ti ho mentito. Ti ho Che? mentito, perdonami. Come? L'avvocato non ti ha detto la verità. Sapevi che per me era importante? Io ti ho Sì. creduto, Lorenzo. Come hai potuto farmi questo? No, fammi precisare. Io sono stato obbligato a farlo, capisci? Obbligato? E chi ti ha Sì. obbligato? Le due streghe? Ma No, certo! loro non c'entrano, non posso parlare, non Non puoi posso dirti parlare? Io niente. non sopporto i misteri, parla! Ecco, io non posso parlare, comprometterei completamente i tuoi rapporti con lui. Il conte, vuoi dire? È Sì. stato Massimo ad Sì, obbligarti! è lui che mi ha obbligato a contattare un falso avvocato per farti dire che recuperare l'eredità sarebbe Ma impossibile. per quale motivo? Che vantaggio può averne? Ma mi sembra ovvio, vuole far colpo su di te. Se un avvocato ti dice una bugia, che fai? Che fai tu, Certo, Che chiedi certo! aiuto? A lui, tu chiedi un favore e sei obbligata per sempre. Certo, per Non lo sempre. fa per cattiveria, no, lui lo fa perché ci tiene a quella sua immagine da seduttore, da conte con tutte le donne ai piedi, te Ci vado inclusa. io ai suoi piedi e lo faccio cadere da quel piedistallo, te lo faccio No, 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 vedere no, io. Che Flor! c'è? Ti prego, non dirgli niente, ti chiedo di non dirgli niente perché ho bisogno di questo lavoro e trovarne un altro sarebbe molto difficile nelle mie condizioni. Tu devi pensare ai miei orfanelli, i miei No, hai ragione, 237 piccoli tranquillo, orfanelli, ti ti giuro che non prego. dirò niente, sei troppo prezioso per tutto quello che fai per me. Ma di al tuo capo di stare attento perché io se voglio lo sistemo una sola volta e per tutte. Che stupido. Flora, aspettami, ti prego. Cuando llega Floricienta, la alegría se...
Mi stai proponendo di andare a rubare? Sì, non ti piacerebbe? No. Per forza, tu sei un vigliacco. No, non sono un vigliacco, sono onesto e differente. Non dire stupidaggini, la persona che dobbiamo derubare è il peggior criminale della terra. Cosa mi importa di che tipo è? Non si deve mai rubare. Non si fa e basta. Ah, chiedo perdono, signor superlegale. Scusami se ti ho offeso, ma quando si è trattato dei tuoi fratelli ti sei fatto molti meno scrupoli, eh? Beh, sì, d'accordo, hai ragione, lo ammetto, lo ammetto. Lo sai che facciamo? Finiamo questa storia così ognuno andrà per la sua strada come se non ci fossimo mai conosciuti. Sì, perfetto, va bene. Dopodiché non venire più a bussare alla mia porta, capito? Di quale porta parli? Di un'auto abbandonata o quella del carcere? Sei un essere impossibile, lasciami in pace. Che è successo? Niente, è pazza quella donna. No, tu sei pazzo. Perché ti sei messo con una ladra? Sì, è vero, ma come vedi ho chiuso immediatamente. Ben fatto. Mi accompagna a cercare un lavoro? Sì. Sai che pensavo? Conosci l'università qui vicino? Certo. C'è un posto dove offrono lavoro. Forse possiamo trovare qualcosa. Ma perché te ne vuoi andare? Non ti importa niente di noi? No, 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 Thomas. Non è questo. È che io ho la mia vita oltre tutto questo. E non posso lasciare tutto da un giorno all'altro. Hai dei figli? No. Una famiglia? Sì, ho una famiglia. Una famiglia che vive lontano da qui. Però non è questo. E non te ne serve un'altra? Posso fare tuo figlio? Bambino, ma per favore, il signor Conte Krikoragan non ha bisogno di una famiglia né di un piccolo capriccioso che gli dica che cosa... Va bene, Evaristo, va bene, basta. Scusatemi, vado ad aprire. Thomas, io non... Non posso fare questo. Non saprei come farlo e sinceramente non... Sinceramente non posso. No, aspetti, dove va, signorina? Per favore... Ciao, Massimo! Che bello rivederti! No, ma che carino! Due Bertucce che si abbracciano come se fossero allo zoo. Scusa, Massimo, ma questa chi è? Questa chi è? E lo chiedi a me? Ha ragione, è un bene mettersi in casa qualche animaletto esotico, fa compagnia. Ma insomma, che sta dicendo? Per favore, difendimi. Aspetta, permetti una parola. Vuoi parlare con me? Devi dirmi qualcosa? Non smetto di mancare di rispetto agli ospiti di questa casa. Ospiti? Hai sentito, Lorenzo? Cioè, il califfo chiama ragione, ospiti signore. Le componenti del suo harem. Sei addirittura ricorda patetico. Quello che ci siamo detti, ti prego. Di che si niente, tratta? A te che posso importa? Sapere? Sono affari che miei. C'è? Perché sei così indisponente? Perché odio gli ipocriti. Odio le persone che promettono mari e monti e poi agiscono in modo del tutto diverso. Ma che sta dicendo? Di cosa sta parlando? Sì, meglio che te ne vada, perché mi prudono le tu mani provaci. E se parli ancora non so quello che può succedere. Imbecille. Fortunatamente sei stata zitta. Ma ti prego, credi che avrei parlato? Vuol dire che non mi conosci. So difendermi con le parole, ma so bene quello che non devo dire. Allora, Thomas, che succede? Che hanno fatto le streghe? No, le due streghe non c'entrano. È stato Massimo. Cosa? Da bravo, Massimo, rilassati un po', guarda come stai. Concentrati sul mio massaggio, ti prego. Dimentica quella donna invadente. Sì. Guarda come sei teso, guarda come stai male. Non può essere. Stavo pensando a Thomas, non a Flor. Con lei risolverò tutto più tardi. Sì, mi sembra proprio il caso. Che cosa hai fatto? Come hai potuto? Vergognati, sei davvero un verme. Chi ti dà il permesso di entrare qui come senza ti farti annunciare? Come ti sei permesso di spezzare il cuore a Thomas? Andiamo, gli ho solamente detto chiudi che non posso... Chiudi la bocca, stupido di un conte! Sei stato contagiato dalle streghe, confessalo! Abbassa quel tono! Non dimenticare con chi stai parlando! No, non lo dimentico! Sto parlando alla persona più egoista di questo mondo! Dovevi proprio prendere questa decisione! Che ha fatto di male quel bambino? Che ha fatto, Thomas, per meritare tutto questo? Ma non lo vuoi aiutare? Non ti fa tenerezza, non ce l'hai una coscienza! Ciao, come va, Massimo? Ma quante ne hai? Quante belle amiche, complimenti! Chiedo scusa, tolgo il disturbo! Fate quello che volete, divertitevi!